Carissimi, ringraziamo il Signore che ci illumina e illumina anche noi, sacerdoti in particolare, che dobbiamo predicare e lo fa in particolare attraverso i grandi predicatori della Chiesa. Nel corso della mia vita ho raccolto, così appunto mi è capitato di trovare alcuni testi interessanti proprio di grandi predicatori, di grandi santi riguardo alla predicazione. Ora ho fatto un file che ho messo nei miei siti, ecco, testi di grandi santi per una predicazione veramente efficace. Vi invito a leggerlo perché è molto interessante. Potete vedere su Google, potete magari, ecco, Google, fate la ricerca Don Tullio Rotondo, testi di grandi santi per una predicazione veramente efficace. Allora, mi sembra interessantissimo, cari fratelli, parlarvene brevemente. Mi sembra importante. Perché? Perché effettivamente a predicare, predicatori siamo innanzitutto noi sacerdoti e ministri di Dio. Però, cari fratelli, in fondo quello che dicono questi testi serve per tutti i cristiani, perché in certo modo tutti dobbiamo predicare, cioè tutti dobbiamo parlare della nostra fede, tutti dobbiamo essere missionari, dobbiamo diffondere la nostra fede. E allora è molto interessante sentire quello che ci dicono questi grandi esperti perché possiamo essere tutti efficaci missionari, efficaci in certo modo diffusori della fede, efficaci in certo modo predicatori. Beh, allora, innanzitutto c'è un testo molto bello di Sant'Antonio di Padova in cui riporta quello che dice San Gregorio. Allora dice Sant'Antonio. Dice San Gregorio, chi si dedica al celeste ufficio della predicazione, abbandonata ormai l'abiezione delle opere terrene, appare come situato al di sopra di tutto. E tanto più facilmente trascina i fedeli a diventare migliori, quanto più parla dall'alto con l'esempio della vita. Penetra più facilmente nel cuore degli ascoltatori quella voce che è accreditata dalla vita di colui che parla, perché ciò che egli comanda con la parola aiuta a metterlo in pratica dimostrandolo con l'esempio. Questo è un testo che traggo dai sermoni di Sant'Antonio di Padova, sermone quarto, cioè sermone della quarta domenica di Avvento. Poi, vedete, Sant'Antonio scrive ancora un'altra cosa, tra l'altro, molto interessante. Il predicatore deve essere aereo, cioè celeste, affinché la sua familiarità sia con il cielo. Si legge infatti nell'Esodo che sotto i piedi del Signore c'era come un'opera di pietra di zaffiro, simile al cielo quando è sereno. Ecco, riprendiamo quello che dicevamo. Ecco, lo zaffiro, dice Sant'Antonio, è colore dell'aria. L'opera di pietra di zaffiro è la vita del predicatore santo che con l'umiltà della sua mente è prostrato ai piedi dell'incarnazione del Signore ed è come sospeso nell'aria nella contemplazione della celeste beatitudine. Vedete, cari fratelli, come ci insegna quel grandissimo predicatore che è Sant'Antonio, proprio le regole per una predicazione veramente efficace. La contemplazione,
la vita divina, più la vita divina è in noi, più veniamo appunto a partecipare alla vita divina in Cristo, più ci facciamo santificare da Dio, più camminiamo per la via della vera santità, più ci immergiamo in Cristo e quindi nella contemplazione, e quindi Dio, più Dio parla e vive in noi, più la nostra contemplazione è efficace. Perché la predicazione efficace è quella che realizza Dio attraverso di noi. E più Dio parla attraverso di noi, più la predicazione nostra è efficace. Perché, ripeto, la parola efficace di conversione e santificazione è quella di Dio. Più questa parola entra in noi, più Dio parla attraverso di noi, più la nostra predicazione è efficace. Cari fratelli, e poi voglio presentarvi qualche altro testo sempre in questa linea. Dice, per esempio, San Vincenzo Ferrer: chiunque pertanto si propone di fare del bene alle anime, di edificare il prossimo con le sue parole, deve prima di tutto possedere in se stesso quanto intende insegnare ad altri, altrimenti porterà poco frutto, perché la sua parola rimarrà inefficace finché i suoi uditori non lo vedranno praticare tutto quello che gli insegna e molto più ancora. Vedete, attraverso il santo esempio noi diventiamo credibili predicatori, santo esempio. E più questo esempio è santo, vedete, più noi possiamo predicare efficacemente, predicare efficacemente. La predica, vedete che c'è una, in certo modo, una doppia predica, quella che si fa a parole, quella che si fa con la vita. Si racconta di San Francesco, una volta che fece fare ai suoi frati una predica silenziosa, soltanto con il buon esempio. Il buon esempio. E l'esempio ottimo è ancora meglio. L'ottimo esempio fa che la predicazione sia veramente efficace e buona. Quindi vedete, dobbiamo impegnarci ad accogliere Dio nella nostra vita. Dio deve vivere in noi. E più Dio vive in noi, più Dio parla in noi. E più Dio parla in noi, più la nostra predicazione è efficace. Quindi, vedete, questo che ci dicono questi santi è fondamentale per i predicatori. Guardate, io non l'avevo sentito questo. Sono tanti anni che appunto medito, studio. Adesso ho raccolto alcuni testi perché ultimamente, proprio leggendo quello che scrive Sant'Antonio di Padova, il quale nei suoi sermoni parla spesso ai predicatori, allora quello che lui dice è molto interessante per noi, per predicare veramente bene. Poi vedete, anche San Vincenzo Ferreri ci dice cose molto importanti, e San Gregorio. Poi voglio aggiungere, vedete, anche quello che dice il grande, grande predicatore che era Sant'Alfonso de Liguori. Ascoltate bene, corre la regola del raccoglimento, dilettissimi miei, questa è la regola delle regole. Se lo osserveremo puntualmente, ci faremo santi e presto santi. La regola del raccoglimento. Ma il male sia che questa regola pare che sia stata esiliata dalla nostra congregazione. Si vede che quasi tutti escono dalle stanze senza necessità. Si vede che tanti parlano senza ritegno nei luoghi proibiti, nella cucina, nel refettorio. Chi si lamenta del cibo, chi della veste, chi del superiore, chi mormora da una parte, chi da un'altra. Io, pertanto, per arrimare prima me e poi qualche altro mio compagno, voglio mettervi avanti agli occhi questi due motivi. Il primo, noi siamo venuti in congregazione per imitare più da vicino Gesù Cristo
è stato 30 anni in silenzio mentre parlò. E di che parlò? Della dottrina che aveva ricevuto dal suo Padre Eterno, eppure la notte spendeva a stare in silenzio e fare in orazione. Il secondo interessato, dice Tommaso de Kempis, nella solitudine veramente si avanza l'anima devota. Lì conosce, impara le cose nascoste delle scritture, eh? Lì trova, in certo modo, i fiumi delle lacrime, l'abbondanza delle lacrime. Ricordatevi di quello che i naturalisti dicono della conchiglia, cioè che ella esce la sera a fior d'acqua e ricevuta una goccia di rugiada si chiude così bene e se ne va nel fondo del mare e qui lavora la perla. Se accade che essa che entra in essa un poco d'acqua, eccetera, eccetera. Così un'anima raccolta, se predica, se parla, infiamma, al contrario, eccetera. Un'anima raccolta è dal Signore consolata col dono delle lacrime. Vedete l'importanza del raccoglimento per predicare bene. Per predicare efficacemente dobbiamo stare raccolti nel Signore, dobbiamo appunto farci raccogliere da Dio, dobbiamo stare uniti a Dio, pregare e tenere la mente raccolta nelle cose sante, non disperderci, non disperderci, perché Dio è uno e più noi siamo unificati in Dio, più Dio vive in noi, più Dio parla attraverso di noi, più Dio attraverso la nostra predicazione può fare meraviglie. Vedete, cari fratelli, vedete che meraviglia sono questi insegnamenti del Signore. E concludo con il testo famoso, no? Che troviamo nel libro del Trochu, Vita del curato d'Ars, capitolo 15. Una volta a un parroco che si lamentava dell'indifferenza dei fedeli della comunità, della parrocchia appunto di tale sacerdote, il santo curato d'Ars, la cui parrocchia era stata trasformata e convertita a Cristo dall'esempio del curato d'Ars, bene, il curato d'Ars rispose a questo sacerdote: avete predicato, avete pregato, avete digiunato, vi siete disciplinato, avete dormito su duro giaciglio? Finché non vi risolvete a fare questo, non avete diritto di lamentarvi. E qui vedete il santo ci dice un'altra cosa molto importante. La nostra vita deve essere non semplicemente una vita di santità, come pensiamo noi, deve essere una vita di santità secondo quello che dice veramente Cristo. Quindi una vita di santità crocifissa, una vita di vittimalità. Noi, se vogliamo che le nostre parole penetrino nel cuore delle persone, dobbiamo essere vittime con Cristo vittima. Dobbiamo appunto pagare con la nostra penitenza la conversione delle anime, cari fratelli. Questo è un discorso doloroso, ma è il discorso che produce veri frutti. Perché ce lo dicono i santi, cari fratelli? Perché ce lo dice Cristo? Tutta la vita di Cristo fu croce e martirio. Cari fratelli, Cristo non patì soltanto una sua passione, tutta la sua vita fu croce e martirio. E per questo Cristo ha fatto cose così straordinarie, cari fratelli. Miracoli, segni, prodigi. Tutti si compivano nel Cristo che viveva sulla via della croce. Allora, se vogliamo portare questi frutti, dobbiamo anche noi camminare sulla via della croce, cari fratelli. La via della croce, la via della croce, che è via di sapienza della croce, eh? Che la croce bisogna, appunto, la via della croce bisogna percorrerla con la sapienza di Cristo, ma bisogna percorrerla, eh?
E allora veramente le nostre predicazioni diventano potenti. E allora dobbiamo pregare, cari fratelli, eh? Io lo prego per me. Voglio pregare anche, voglio invitarvi a pregare. E Dio volendo, spero che questo ragionamento ritorni frequentemente nelle mie omelie. Non soltanto perché io sempre me ne ricordi e ve ne ricordi, ma anche per pregare, perché il Signore attraverso questi santi ci dice queste cose non semplicemente per farcele sapere e perché ci impegniamo, ma anche in maniera particolare perché preghiamo il Signore, perché ci doni questa santità, ci doni questa predicazione efficace. Perché Dio ce la vuole donare questa predicazione efficace, Dio ci vuole donare questa santità che attrae le anime, questa santità vera, grande, straordinaria, esemplare, ce la vuole donare, però dobbiamo pregare perché questa santità entri effettivamente in noi, cari fratelli, Dobbiamo pregare, disporci, vivere bene i sacramenti, perché questo si realizzi nella nostra vita, perché queste meraviglie si realizzino nella nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.